inizi un video sulla spesa americana che ho fatto dai supermercati Lidl. Allora, vi faccio vedere la mia spesina molto piccola. Ho preso due cose, anzi 5-6, vediamo quante cose ho preso. Allora, io non sono andata ai supermercati Lidl apposta per comprare queste cose, ma sono andata per fare la mia spesa. Ci sono alcune cose che a me piace un sacco comprare dai supermercati Lidl. Allora, passando per i corridoi, ho notato queste cose americane e quindi ho detto, vabbè, perché non comprare e provare. La cosa di cui mi ha tirato un po' la tensione sono stati i marshmallow. Allora, questi sono i marshmallow che ho intenzione di farlo sul camino in casa. Non so se la mia idea sarà una buona idea, ma adesso con l'inverno magari una serata cinema a casa faremo i marshmallow sul camino. Vabbè, una buona idea, non lo so, io ci proverò e comunque vediamo. Se nel caso andrà tutto bene, verrò qui e vi faccio sapere. Allora, questa è l'edizione americana che i supermercati Lidl questo mese, se non sbaglio, l'ha messo. Se voi non sapete, ogni tanto, io non so bene quanto, ma ogni tanto i supermercati Lidl mettono del cibo di ogni parte del mondo, diciamo così. Una volta ho visto che c'erano dei prodotti brasiliani, ma non l'avevo capito e quindi pensavo che era una cosa continua e invece no. Un'altra cosa che non poteva mancare erano il pane. Allora, questi qua li ho già provati e sono il pane per il sandwich toast, che è veramente buono. Sono panini per fare il toast, non dico tramezzino perché il pane del tramezzino è un'altra qualità, ma qua si può fare un bel sandwich e davvero davvero buono. Poi, sempre pane, perché in casa il pane non può mancare mai, abbiamo preso i panini per i hot dog. Allora, questi qua non li ho mai provati, non so come sono, però visto che abbiamo preso anche i panini per gli hamburger, l'altra sera abbiamo fatto la serata hamburger qui a casa, e veramente vi straconsiglio. Il pane è molto buono, è molto diverso da quel pane normale che si trova nel supermercato. Ho provato a comprare dei panini ai supermercati Esselunga e non ci è piaciuto. Insomma, io veramente vi consiglio, compratelo il panino americano lì ai supermercati Lidl per fare gli hamburger a casa. Allora, questo qua è il panino per l'hot dog. Per chi non lo sapesse, io sono brasiliana e a me piace un sacco mangiare gli hot dog. Allora, gli hot dog che facciamo noi, che faccio io, è un po' con il sughetto rosso, non so se posso dire così, con i wurster facciamo proprio un bel sughetto e ci mettiamo negli hot dog. Oppure anche, scusate mamma, grazie, ho messo questo cappellino perché ho appena asciugato i capelli e sono un po' disordinati. Allora, si può comunque mettere con il wurster interi, solo che a noi non ci piace perché diamo un po' più di sapore agli hot dog. E un giorno che le farò, ve le faccio vedere. Non è una ricetta mia, ma è una ricetta che si trova su YouTube, basta che voi cercate. Allora, parlerò in portoghese. Voi cercate così: come fazer un molho para hot dog? Scrivetemi qui sui commenti se voi avete capito cosa vi ho detto in portoghese, ma scrivetemi proprio scritto che così leggo e vediamo se avete capito. Ah, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, condividere questo video, cliccare sul mi piace, mettete un pollicione in su e commentate sul video, che voglio sapere un po' se voi avete capito come si scrive in portoghese, se a voi piace questo video e così. Allora, passiamo all'altro articolo di cui ho preso sul supermercato Lidl per la settimana: American cibo. Allora, ho visto queste patatine e le ho volute provare. Allora ragazzi, questa spesa è qui da circa 4 giorni e io non ho ancora avuto tempo per fare video e non ho voluto mangiare.
Però a parte i panini degli hamburger, perché l'altra sera abbiamo fatto la serata hamburger qui a casa. Non capita spesso, ogni tanto, ma proprio non mi ricordo neanche l'ultima volta che l'abbiamo fatto, però ci piace fare una cena un po' più veloce, diciamo così. Ai bambini piacciono un sacco e anche a noi adulti. Allora, queste sono le patatine, le chips, e questa qua è quella con il formaggio e il peperoncino. Non so come sia, ma spero che sia buona. Allora, vediamo un po' cosa c'è dentro queste patatine. Allora, snack a base di patate, e fin lì abbiamo capito. È piccante al gusto di formaggio. È piccante al gusto di formaggio. Non vi leggo l'ingrediente perché sennò sto qua mezz'ora. Poi un'altra cosa di cui ho voluto provare sono le cipolline, che andranno benissimo per gli hot dog di cui faremo noi. E quindi le proverò e poi vi farò sapere come sono queste cipolline. Poi l'altra cosina di cui ho voluto provare, che non ho mai mangiato in vita mia, è la salsa per insalata. Allora, questa salsa qui, non so se voi riuscirete a vedere. E per ultimo, ma non meno importante, ho preso la salsa senape. La senape conoscete tutti, penso, perché non è una salsa, insomma, è un po' come il ketchup, che tutti la conoscono. Alcuni amano, altri odiano. A me non piace questo tipo di salsa, non mi piace proprio, la trovo orrenda, però devo fare una ricetta una ricetta brasiliana, di cui l'ingrediente più speciale di questa ricetta è la salsa senape. Se io non metto questa salsa, è come non aver mai fatto questa ricetta, questo cibo, diciamo così. E quindi l'ho comprata appunto solo ed esclusivamente per usare in questa ricetta. Ci va dentro, penso, un cucchiaino di questa salsa. Questo è il video, ragazzi, spero che vi è piaciuto. Vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!